Sono infermiera pediatrica presso il reparto Covid del secondo policlinico di Napoli. Oggi pomeriggio, tornato da lavoro, nella cassetta postale abbiamo trovato questo messaggio rivolto a mio padre che si occupa di manutenzione in un reparto, diciamo, un Covid hospital all'Oreto Mare di Napoli e a me, in quanto secondo i nostri vicini di casa abbiamo portato il Covid nel condominio. Abbiamo fatto delle fotocopie. C'è scritto: grazie a te e a tua figlia per averci portato il Covid nel palazzo. Ritagliando delle lettere da un giornale e facendo un collage molto simpatico, insomma, con tutte queste lettere per formare questa frase. Quindi completamente anonimo, senza firma, senza poter risalire a un'eventuale calligrafia. Che noi sappiamo, non ci sono casi positivi nel nostro condominio, quindi non so come possa essere possibile una cosa del genere e il perché non riesco a capire il motivo di tanta cattiveria gratuita a questo punto, perché non c'è nessuna motivazione. Ogni settimana vengo sottoposta al test per controllo ed è sempre risultato negativo. Quindi vorrei pure dire a queste persone poco intelligenti a questo punto, così le posso definire, che se fossi positiva, se avessi portato il Covid nel condominio, sarei la prima a stare a casa, non potrei andare a lavoro, né io né tantomeno mio padre. Quindi questo gesto alquanto disprezzante mi fa provare davvero tanta tristezza, tanta delusione nei confronti delle persone, della società in cui vivo e a questo punto per cui lavoro, perché tutto il personale di tutta Italia si sta impegnando fortemente, in questa emergenza, mettendo a rischio la propria vita, quella dei familiari e soprattutto, a volte rinunciando proprio a stare a contatto con loro. E non mi sembra assolutamente giusto ricevere questo tipo di ringraziamento. Non lavoro appunto per ricevere ringraziamenti. Io lavoro perché amo quello che faccio, ho studiato per farlo e lo farò a prescindere, senza farmi condizionare da questo che è successo. Però fa male sapere che persone che mi hanno vista nascere e crescere, perché abitiamo in questo palazzo dal 90, io sono nata nel 94, pensino una cosa del genere di noi. All'inizio emergenza ho provato anche a cercare un alloggio in affitto nei pressi della struttura per evitare di fare, diciamo, il percorso casa-lavoro e soprattutto per evitare il rischio di contagiare i miei familiari. Purtroppo però questa cosa mi è stata negata perché sia i proprietari di casa che i coinquilini non erano d'accordo ad accettare, diciamo, una infermiera del reparto Covid. Quindi non sono riuscita a trovare nessuna soluzione e ho dovuto rimanere qui a casa con i miei familiari. Lì per lì ho voluto pensare ad uno scherzo perché ancora non mi capacito di come sia possibile pensare a una cosa del genere. Poi un senso di freddo mi ha gelato il cuore e poi è subentrata la delusione, l'amarezza. Io spero sempre che non abbiano mai bisogno del mio aiuto perché a questo punto, da un lato vorrei dire non fate affidamento più su di me, dall'altro però io non, per la mia deontologia professionale non posso farlo e soprattutto non mi sento in grado di chiudere la porta a chi mi ha trattato in questa maniera. Quindi vorrei pure dire grazie per questa provocazione, non so come chiamarla. Mi avete fatto capire quanto io amo il mio lavoro e quanto, nonostante tutto, io vi aiuterei lo stesso se veniste nel reparto in cui lavoro, se aveste bisogno del mio aiuto.